sofferto il fatto di non giocare, ha sofferto i suoi infortuni e mi ha sempre fatto questa battuta: a me mister mi basta una palla. E oggi campioni qual è, l'ha dimostrato. Oggi ho usato tutte le cartucce che avevi. Eh sì, dai, l'abbiamo un attimino, ne abbiamo provate tutte, noi tanto qui dobbiamo vincere, dobbiamo provarle tutte per vincere, soffriamo, è un grandissimo gruppo e queste vittorie lo dimostrano, perché se non c'è gruppo queste vittorie non si fanno. Siamo contenti, dai. Amoruso, cos'è successo? Amoruso ha preso un colpo sotto all'occhio, non ci vedeva e quindi non poteva continuare. Il discorso 2003 è entrato d'agosto, il ragazzo ha giocato in un ruolo non suo, però si è adattato, ha fatto bene, Anisa Sofferto che è entrato senza riscaldarsi per niente, poi ha fatto bene e ha contribuito anche lui alla vittoria finale. Senti mister, dopo il rigore sbagliato ci aspettavamo un po' tutti che sullo slancio di quel errore magari potessi guardare con più forza e con più efficacia in avanti, invece purtroppo non siamo stati anche brillanti lì, però insomma l'intuizione tua dalla panchina di far entrare Fermo Marini con un pizzico di fortuna siamo riusciti a fare. Sì, dai, oggi non eravamo mancato in quella fase lì del secondo tempo e nella zona del campo. L'hai detto prima una domanda, la brillantezza. C'è mancata la brillantezza, c'è mancata un po' di forza mentale, perché la partita di mercoledì loro erano più freschi, non avevano giocato mercoledì, ci avevano un pochino segnato, quindi abbiamo dovuto ricaricare tutte le energie, lì in mezzo abbiamo sofferto un pochino, però poi siamo venuti fuori con lo spirito del gruppo, ripeto, e con la grande giocata di Ferri Marini che ha fatto un grande gol, ha fatto penso. Beh, quell'azione ha dimostrato la determinazione della Samp, cioè la voglia di. La voglia sì, ma è stata una valutazione che avevamo provato, che dicevamo sempre di fare, e poi per la poca lucidità non abbiamo fatto, con la palla prima sul fondo, poi l'attacco del primo palo sul cross, e siamo stati bravi, l'abbiamo quanto fatto. Quanto sono pesanti questi tre punti? Possono dare finalmente una consapevolezza dei propri mezzi, questa vittoria ottenuta in questo modo e contro una bella squadra come il Zotaresco? Allora, noi stiamo ottenendo tante di belle vittorie, sofferte perché partite facili non ce ne sono, perché anche quella di mercoledì scorso è stata una vittoria molto sofferta. Sì, ci danno più sicurezza, ci danno più tranquillità, adesso ci sono rimasti, questi abbiamo queste due settimane di riposo, poi ci abbiamo quattro partite con due settimane, domenica, mercoledì, domenica, quindi adesso ci sta poco da pensare, ci sta da mettere tutto in campo, se vogliamo, diciamo oggi, ieri avevo detto che era l'ultimo treno che passava, però quando poi vedi siamo sempre a un punto dei playoff, non entriamo mai dentro i playoff, ci siamo staccati da sotto. Che penso che un po' di tranquillità in più ce la dà, però ripeto, oggi la partita l'avevamo approcciata molto molto bene, avevamo fatto una grandissima mezz'ora, poi il cambio di Amoruso, questo cambio un attimino di modulo e il gol subito ci aveva un attimino tagliato le gambe, però penso che la grande squadra si vede anche nel momento della sofferenza. Mister, ti dico un'impressione, il fatto che il gioco della Samp passi 90 volte su 100 tramite il metodista, che sia buono, che sia Giulio, cambia poco, comincia a diventare controproducente quando il giocatore cala un po' di piatto. Ma questa è la mia opinione. Sì, cioè, no, buona persona, no. Palloni, non ha cercato un paio. È rispettabilissima come opinione. Abbiamo Federico un attimino che veniva da questa annata un po' particolare per lui, però Federico non discute come giocatore. Buono, mi ha sofferto un attimino forse anche la stanchezza di mercoledì. Passano tutti i palloni da loro, sì, perché chiediamo proprio di giocare con loro, però poi la palla deve andare sull'esterno, oggi facciamo un po' fatica, la poca brillantezza, facciamo un po' fatica ad andare sull'esterno ed attaccare gli spazi sull'esterno, perché gli spazi poi loro. Anche loro oggi avevano cambiato, hanno giocato sempre con un 4-3-3, invece oggi sono messi a 5 dietro anche loro, quindi vengono qua un attimino a coprirsi e quindi poi un attimino si può fare fatica per cercare di trovare gli spazi. Però io ripeto, la mezz'ora iniziale che abbiamo fatto è stata una grande mezz'ora. Frulla è tra gli uomini più in forma adesso. Sì, ma Frulla sta in forma, però ragazzi è sempre il discorso giocare con le due punte e l'under da qualche parte lo devi mettere, perché è sempre il gioco degli under, il gioco ma delle parti. Fa male. Purtroppo è così, quindi oggi abbiamo sacrificato lui, perché è veramente un sacrificio mettere fuori uno come Frulla che sta bene fisicamente, sta bene come ragazzo proprio nello spirito del centrocampo che dà. Però purtroppo gli under devono giocare, ripeto, ma non è colpa degli under, perché abbiamo gli over talmente forti che uno dice cacchio, ma come fa a non giocare quello? Beh, purtroppo qualcuno purtroppo non deve giocare, purtroppo è così. Ci teniamo a dedicare della squadra la vittoria a Nicola, che purtroppo è venuto qui stamattina, ma gli è morta la madre proprio durante la partita, è andato via, è una grandissima persona, Nicola Santirocco, il nostro magazziniere, e abbiamo festeggiato anche poco nello spogliatoio per rispetto suo e gli dedichiamo col cuore questa vittoria. Okay. Grazie.